Ciao a tutti, eccoci oggi vi mostro un vlog, diciamo, del Pride che si è svolto a Milano il 24 giugno. Faceva davvero caldo e c'erano tantissime persone in confronto agli altri anni. Io mi sono organizzato con l'azienda, eravamo tutti insieme con i colleghi, l'azienda ci aveva anche stampato delle maglie a tema, quindi eravamo lì con una quarantina di colleghi. Ci siamo trovati alle 3:30, diciamo, in via Vittor Pisani, che era la partenza della manifestazione, che è in zona centrale di Milano, proprio vicino alla stazione centrale. E poi da lì si camminava fino all'Arco della Pace, comunque zona Sempione, è abbastanza distante ed è una bella camminata sotto al sole. È stato impegnativo ma divertente. Più o meno siamo partiti alle 4 del pomeriggio e siamo arrivati, almeno noi che ci siamo presi con calma, a Sempione verso le 8 di sera. E niente, vi lascio degli spezzoni e poi vi faccio vedere anche qualche gadget che ho ricevuto. Ecco, guardate bene questo stand perché poi dopo nei gadget vi farò vedere sono riuscito ad aggiudicarmi io da questo stand. Praticamente c'erano questi ragazzi che lanciavano, vedete, a tutte le persone dietro al carro, magliette, zainetti, pantaloncini, cappellini, occhiali, tutti comunque di marche, dalla Vans, dall'Iceberg, dalla Timberland e così via. Ma davvero tante cose, quindi era un carro di quelli super gettonati e per fortuna io sono riuscito ad aggiudicarmi qualcosa che vi mostrerò dopo. Vedete, comunque loro guardavano, volevano vedere se la gente ballava, comunque era interessata all'evento e poi regalavano delle cose a varie persone. Qui stava dando degli occhiali, ma poi darà anche lo zaino. Ecco gli ultimi due gadget del Pride di ieri. Come avete visto da uno degli ultimi spezzoni, c'era uno dei carri che lanciava gadget della Vans, della Timberland, dell'Iceberg. C'erano davvero tante marche comunque importanti. Non so come mai facevano questi regali importanti. Comunque io mi sono aggiudicato questa camicia della Vans, non so se vedete, eccola qui, è una L e mi va. Quindi me la sono provata e mi va bene. È fatta così, è a mezze maniche e non mi dispiace. Quindi bellissimo omaggio. E poi ho vinto, diciamo, un'altra maglia della Timberland. È una M questa. E anche stranamente questa mi va. Quindi si vede vestivano magari più grandi, non lo so. Comunque questo è proprio il mio genere, molto basic, tranquilla, bianca. E sono molto soddisfatto di questi due omaggi ricevuti ieri al Pride. Mi sono divertito davvero tanto e dietro a questo carro ci siamo rimasti un po' io e i miei colleghi sperando di vincere altre cose ed è stato molto divertente. Ora vi mostro gli altri gadget, del Pride. Ok, eccoli velocemente. Va bene, ho vinto dal carro della Durex, lanciavano preservativi, quindi ne ho presi due.
Poi c'era, da un altro carro davano questa spilla simpatica. Vabbè, non lo leggo comunque il contenuto, però è simpatica secondo me. Poi dal carro dell'Absolute ho preso questo polsino, diciamo con i colori del Pride. È poco estivo perché è davvero pesante, però è carino. Eccolo qui. E poi questo cappellino, diciamo visiera col rosso. C'erano di vari colori, io l'ho preso col rosso dell'Absolute. Quindi questi sono stati un po' i vari omaggini e gift del Pride di ieri. Mi sono divertito davvero tanto al Pride e ora vi lascio uno spezzone, è un qualcosa sempre legato al tema ed è l'ultimo film di Beppe Fiorello. L'altro giorno camminando per Milano ho visto che era fuori a un cinema, quindi non avevo nulla da fare e sono entrato e ha fatto una presentazione dell'ultimo film che poi ho anche visto e devo dire mi è piaciuto molto, davvero un bel film, ve lo consiglio, quindi se siete interessati vi lascio anche lo spezzone introduttivo di Beppe Fiorello al film e poi potete andarlo a vedere nelle sale ed è approvato, per me è molto bello, ve lo consiglio. E niente, alla prossima, ciao! Il film si chiama Stranizza d'amori e la regia è di Beppe Fiorello e ora vi lascio uno spezzone introdotto da lui. Quindi mi consentite se dovessi fare un post di questo momento che per me è veramente, come posso dire, è veramente un onore essere qua. E vi confesso una cosa, vi giuro non sono né frasi fatte, sono veramente emozionato perché quando ho visto su Instagram il post del cinemino che annunciava il mio film, il nostro film, perché qui dietro il film ci sono centinaia di persone, io rappresento tanta gente che mi ha fatto realizzare questo sogno. Quando ho letto il post ho detto non ci posso credere, sono onorato e ho risposto subito al post dicendo loro, possono confermare tutto, grazie, sono veramente onorato. E vengo a trovarvi, ma veramente sì, vengo a trovarvi, cioè non posso perdere un'occasione del genere perché qui siamo veramente in un piccolo tempio della cultura, dello stare insieme, della condivisione, e secondo me anche di una rinascita perché io sono tra quelli che sta sognando. E non siamo molto lontani, sono tra quelli che sogna che il cinema torni ad essere veramente una realtà concreta, viva, ma è già così in realtà, solo che si dice poco. Si dice poco perché per una serie di questioni, diciamo, anche economiche probabilmente. E si dice poco che molti ragazzi vanno al cinema e noi con Stranezza d'Amore abbiamo la prova provata, cioè abbiamo avuto sempre delle sale piene di persone, però noi dobbiamo fare qualcosa, cioè ci dobbiamo muovere anche noi da casa, noi che facciamo quel mestiere che poi voi vedete, no? Che vi intrattiene, noi dobbiamo muoverci, venirvi a trovare, salutarci, essere grati e condividere con voi il nostro mestiere, raccontarvi qualcosa, qualche segreto che c'è dietro ogni inquadratura che vedrete. E quindi sono veramente felice di essere qui. Tanto che gli ho detto, ma facciamo un cinemino a Roma. Allora ci stanno pensando. Io vorrei aprire tanti cinema, veramente. No, è bello anche guardare le serie televisive a casa, per carità, perché è una nuova generazione. Noi senza le serie, senza le piattaforme, nei 3 anni di pandemia saremmo stati un settore distrutto, quindi ci hanno salvato la vita, sono state veramente delle piattaforme di salvataggio. Però adesso dovremmo trovare un accordo un po' più equilibrato tra il film che esce in sala e poi quando arriverà in piattaforma, che ci vuole un po' più di tempo, insomma, perché adesso se no è un po' un prodotto di consumo. Dalla sala, dopo qualche mese lo trovate in piattaforma e questo non agevola il fatto, cioè non stimola le persone a dire vado a vederlo perché chissà quando lo vedrò in piattaforma. Invece il ragionamento è contrario. Vabbè, tanto fra un po' lo danno in piattaforma, aspetto. Quindi dobbiamo rivedere un attimo i rapporti tra cinema e piattaforme. Detto questo, qui abbiamo delle fan impazzite per Samuele Segreto, Gabriele Pizzurro, i due protagonisti della storia. Ti posso presentare in rappresentanza di tutte le. Cioè,
possiamo dire quasi centinaia di fan club. Lei, come ti chiami? Carlotta. Carlotta, arriva per dire, e non c'è Samuele, cioè, ci sto solo io. Carlotta è tra le tantissime fan del film, anche devo dire, quindi anche un po' mia. Sei un po' mia fan. Oh. Esatto, c'è anche questa nostra carissima amica che arriva da Novara. Fate un applauso perché ci sembra visto il film 4, 5, forse 6 volte. Tu sei troppo emozionata, risiediti perché non mi assumo responsabilità. E quindi siamo grati a voi che ci seguite così tanto e con questo grande amore e grande affetto. Vi porto i saluti di Samuele e di Gabriele, i due protagonisti, e a questo punto i saluti in partenza non sono mai semplici perché non vi posso dire molto in realtà, a meno che non c'è qualche curiosità che volete sapere prima dell'inizio della proiezione, se volete sapere qualcosa. Vi posso dire che un film è liberamente ispirato a un fatto di cronaca, forse lo avrete letto, l'abbiamo detto tante volte, è una storia che si ispira liberamente a quel fatto di Giarre che accadde nell'80, io mi sono preso una licenza poetica e ho spostato la storia nell'82, mentre in Italia si andava, chi ha la mia età si ricorda quel mondiale dell'82, no? Quanto è stato bello, quanto è stato doloroso, non ce la faceva, poi a un certo punto la ripresa dell'Italia e poi abbiamo vinto i mondiali, ecco, l'ho appoggiata in quel momento storico perché mi emozionava l'idea di vedere un paese che festeggiava i mondiali e dall'altra parte due ragazzi che si volevano semplicemente amare, e per questo amore hanno generato un odio sfrenato. È anche un racconto di famiglia, c'è tanto della mia vita, perché c'è la mia terra soprattutto, ogni cosa che vedrete e che ho inquadrato io la conosco profondamente, anche solo un sasso, una scarpa, uno sguardo, ci sono molte ispirazioni a personaggi realmente esistiti nella mia vita, ho rubato caratteri della mia famiglia, non vi dico quali, quindi da zii, cugini, case di campagna, questi incontri che si facevano in famiglia, e poi anche la parte più grigia della mia vita, cioè anch'io ho visto quei bar che vedrete dove c'erano questi personaggi che erano sempre lì pronti a osservare ognuno del paese e magari attaccare, a volte violentemente, o a bullizzare un ragazzino o una ragazzina perché si vestiva in un certo modo o perché aveva magari scelto di amare una persona dello stesso sesso, e allora lì si vedevano le ombre del paese. Quindi è un pezzo di vita questo film, ci ho messo tanti anni per realizzarlo e, come ho detto prima, ci sono dietro tantissime persone, tante maestranze, tanti lavoratori. È stato anche un lavoro complicato perché questo l'abbiamo girato nel 2019, era settembre, quando in Sicilia, quando la Sicilia, quella costa orientale dove è ambientato il film, su quella costa si era abbattuto un uragano, era l'uragano del Mediterraneo, fu classificato in quei mesi, che stette lì circa 15 giorni, faceva avanti da Malta alla Sicilia, stava in mezzo al mare, lì, avanti e indietro, distrusse parecchia costa dell'orientale, e quindi noi siamo stati sommersi da pioggia, avevo un film ambientato nell'estate dell'82, quindi era ogni giorno erano decine e decine di problemi da risolvere. E la regia sta proprio in questo particolare. La regia non è solo una bella inquadratura o dirigere degli attori, la regia sta soprattutto nella risoluzione dei problemi quotidiani, un po' come tutti i lavori, ma lì ce ne sono centinaia al giorno. Ma la cosa eccitante e divertente della regia è trasformare alcuni di quei problemi in opportunità. E quindi, e questo solo la magia del cinema ce lo può concedere. L'ultima cosa, e poi ti passo alla domanda, e poi iniziamo col film. Che ore sono? Ci siamo? Ci siamo, dai. Ci siamo, eh? E poi volevo concludere, ma lo vedrete scritto alla fine: è un film unicamente dedicato a Tony e Giorgio, quei due ragazzi di Giarre. E quindi questo l'ho sempre avuto nel cuore, questa dedica, e così è stato.
lo dedico a loro, il fatto di avervi qua presenti e immaginare un po' la loro vita, in qualche misura anche con la finzione cinematografica, mi fa pensare che li riportiamo un po' in vita quei due ragazzi, che se lo meritano. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso mettete un like se non l'avete ancora fatto e iscrivetevi al canale, e alla prossima. Ciao a tutti!